Io sono Anna. New Body Planet, sono Rossella. Sono Monica. Sono Valentina. Ci occupiamo del front desk e dell'area commerciale della New Body Planet, perché il movimento è... Viva! Per stimolare gli studenti più giovani anche su tematiche ostiche, per lasciare comunque un seme nel loro percorso di formazione. Questo è il presupposto che ha portato all'organizzazione da parte dell'Istituto Comprensivo Carducci Trezza di Cava dei Tirreni di un convegno dal titolo Dante a scuola, tenutosi nella mattinata di martedì 28 marzo presso il Salone delle Conferenze del Plesso Scolastico di Santa Maria del Rifugio. Il convegno, introdotto dalla dirigente scolastica Mena Di Nolfi, è stato ideato dalla professoressa Gabriella Vagliano, la quale ha assolto anche il ruolo di moderatrice dell'incontro di studi ed ha visto la partecipazione attenta degli studenti della scuola secondaria di primo grado. Secondo il programma hanno relazionato il professore Marco Galdi su L'universalismo di Dante, il professore Fabio Dainotti su Lettura e commento della parte incipitaria della Divina Commedia e il dottore Giancarlo Guercio, nonché sindaco di Buon Abitacolo, su Il visibile parlare. Dante Alighieri non è soltanto un pilastro della letteratura italiana o mondiale, direi, ma è anche un autore molto attuale, quindi è possibile sempre interessare i ragazzi sulla sua scrittura. Assolutamente sì, io sono molto lieta di aver realizzato questo importante convegno su Dante, ovviamente grazie alla nostra dirigente Mena Di Nolfi che, grazie alla sua visione di una scuola fortemente innovativa che propone un'offerta formativa sempre più variegata e di rilievo, grazie a lei e insomma al suo invito sono riuscita a realizzare tutto questo. Bisogna tenere sempre viva la memoria su Dante, partendo appunto dai più giovani. Questo evento non è stato casuale perché si inserisce a pieno titolo nella settimana del Dante Dì. Come è noto, Dante intraprende il suo viaggio nell'aldilà, quindi verso la salvezza divina, esattamente in questo periodo dell'anno. Per cui ci tenevo a coltivare la memoria su questo importante autore, sul nostro sommo poeta, e proprio da qui parte quello che è il capolavoro letterario, la Divina Commedia. Come spiegare in poche parole l'universalismo di Dante? Ma Dante a Firenze ha avuto una pessima esperienza, è noto che fu esiliato, i suoi figlioli furono condannati a morte ove fossero con lui tornati in patria e anche per questo si giustifica la sua visione della politica universalistica. Dante punta sull'impero che ha il compito di raddrizzare le costituzioni viziose. E quindi c'è questa grande intuizione dell'universalismo basato sul diritto che è di straordinaria attualità. È ancora facile interessare i ragazzi, gli studenti più piccoli, come in questo caso, su Dante e la sua scrittura? Sì, bisogna, come diceva anche la dirigente prima, trovare il canale giusto. Si parte dal presupposto che tutto si può insegnare a tutti, naturalmente nei modi opportuni. Ultimamente è uscito un libro che è stato citato anche dalla direttrice della lettura Dante Smeteliana, che appunto parla di Dante come supereroe, quindi naturalmente bisogna rapportarsi un po' alla visione attuale degli alunni, insomma. La Divina Commedia è un'opera davvero complessa, Dante l'ha meticolosamente curata sotto tutti i punti di vista, l'aspetto metrico, fonetico, morfosintattico, oltre che ovviamente dei contenuti, ma la straordinarietà di Dante è che la sua scrittura è una scrittura particolarmente evocativa, è attrattiva, nel senso che non crea soltanto immagini estetiche di grandissima potenza, ma ha un potere di attrazione tale che riesce a trasferire il lettore, quindi lo spettatore, all'interno dell'opera. È come se lo spettatore e il lettore compartecipasse in maniera viva con la scrittura di Dante e completasse l'opera, la sua opera all'interno della sua immaginazione.